Buonasera a tutti gli amici di Musica in Allegria, benvenuti e bentrovati nel mio salotto di casa. Oggi abbiamo una mia carissima amica che, come sapete, ogni 3 settimane lei viene appunto a parlarci per farci star bene e alla quale noi possiamo fare, potete fare, tutte le domande alle quali Carla risponderà con tanto piacere. Quindi io faccio entrare nel mio salotto la mia amica Carla Maestrelli. Buonasera, Carla. Buonasera Francesca e buonasera a tutti, ben trovati, ben Grazie, ritrovati. Vai. grazie anche a te. Tra l'altro io volevo, prima di andare avanti con la trasmissione, volevo dire che noi siamo in diretta anche sul mio canale ufficiale YouTube. E quindi questa è una cosa molto bella per la quale appunto ringrazio la società di post-produzione fotografica Ritoccando SRL e ringrazio Michele Nucci, il regista della mia trasmissione. Carissima Carla, per i nostri amici che appunto non hanno visto la puntata precedente in cui appunto ti ho presentata, ricordiamo che Carla viene da noi ogni 3 settimane e parlerà di un argomento che possiamo sviluppare insieme in trasmissione. Oggi parleremo dei colori. E Carla è un facilitatore vibrazionale. In poche parole, Carla, puoi spiegare ai nostri amici, quelli magari che non hanno visto la trasmissione di 3 settimane fa? Sì, guarda, è semplicissimo, Francesca. Dunque, io praticamente accompagno le persone che sono cadute, sai, in quel baratro molto brutto e non riescono poi ad uscirne. Io li aiuto piano piano ad uscirne, se è possibile. Non sempre è possibile, però mi ripeto, facciamo il possibile. Tenendoli per mano, vero Carla? Sì, per essere breve. Tenendoli per mano. Ecco, volevo dire. Volevo, prima di andare avanti, Carla, volevo parlare del libro. Questo libro di Carla ha avuto molto successo, è stato scritto da Corinne Baroni, la mia carissima amica Corinne Baroni, e tutti chiedono, ma quando uscirà, quando uscirà? Quindi io chiedo, Carla, quando ci sarà la nuova ristampa di questo libro? Guarda, è in ristampa, stanno soltanto aspettando perché volevano, non so se aggiungere qualche cosa, oppure, ma la copertina volevano cambiarla perché questa è quella della seconda edizione, perché c'era una copertina per la prima uscita, poi c'è stata una seconda uscita e la copertina è stata cambiata. Volevano cambiare la copertina, perciò io penso comunque che fra non molto dovremmo averli, insomma, questi libri praticamente. Benissimo. E tu sarai la prima a saperlo, Francesca, e poi così potranno accedere chi vuole. Ecco, grazie Carla. Tra l'altro abbiamo già i nostri amici, Guido Villa, il nostro logionista della Scala, che dice buonasera Carla e Francesca, buonasera Guido. E la mia cara amica Elena Ruelli, alla quale mando un bacio particolare. Posso avere il messaggio di Elena? Ecco, buonasera Francesca, a te la tua interessante ospite, già seguita nella scorsa puntata. Sono molto contenta, Elena, così stai con noi nel nostro salotto. E allora, tra l'altro, Elena ricama benissimo questo centrino, me lo ha regalato lei e lo tengo in maniera molto preziosa. Carissima Carla, adesso io ho delle domande prima di iniziare nel vivo della trasmissione, alle quali appunto tu sicuramente risponderai con la tua grazia. Come Carla? Cercherò di fare del mio meglio, farò del mio meglio, dico, cercherò di Ne sono rispondere a sicura, tutti. risponderai con la tua grazia e la tua gentilezza che ti contraddistinguono. Allora, la prima domanda è: il libro è solo esposto in studio? No, Naturalmente. carissimo, appunto, ritornando alla domanda di prima, adesso il libro uscirà, stanno soltanto cercando un'altra copertina, perché questa è la terza edizione e di conseguenza ogni edizione ha una copertina diversa. E tu, Francesca, sarai la prima a cui Grazie. è portata una copia e così accontenteremo tutti gli altri, ok? Lo presenteremo. Poi abbiamo un'altra domanda da Paolo da Treviso. Dice: nel libro si dice che non hai amici. Come mai, Carla? Non ho amici, sai, diciamo, nel mio lavoro, chiamalo come vuoi, è difficile non avere amici, non si può tenere un contatto amicale perché non è,
non fa bene oltretutto alle persone. E poi, sai, oltretutto, Francesca, l'amicizia è una cosa talmente particolare, talmente importante, è molto più importante di un legame di sangue, per quanto dico sempre il mio parere. E di conseguenza io non ho mai capito coloro che dicono che hanno tanti amici, l'amica del cuore, l'amico di qui e l'amico di là, perché l'amicizia è talmente delicata, è una cosa importante, è esserci, 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 perché sai, è difficile, però li puoi trovare. Io infatti, nella mia vita abbastanza lunga, i miei amici li posso proprio raccontare sulle dita di una mano e non di più. Poi ho tantissime conoscenze, infatti tutti dicono: ma come Carla, tu dici che non hai amici con tutta la gente che conosci? Sì, io conosco tantissima gente, ne ho conosciuta e ne conoscerò, ma l'amicizia è tutta un'altra cosa. Vero Francesca? Sei Sei stata d'accordo? chiarissima, sono pienamente d'accordo, sei stata molto chiara e molto esaustiva. Andiamo avanti con le domande, Carla. Parli spesso del tuo maestro, ma tu conosci altre tecniche? Cosa leggi, Carla? Dice Raffaele da Rovereto. Dunque, guarda, ti dirò il mio maestro, il Baba, io ne parlo spesso perché è il zoccolo duro di quello che faccio io. Di conseguenza, naturalmente, tutto ciò che ho fatto dopo, perché ho fatto tutto di più, adesso ti posso anche dire che cosa, perché io oltretutto sono pranoterapeuta psichica con il diploma di pranoterapeuti di Milano, col maestro Mutti. Poi sono senza, guarda, volevo mettere prima di tutto i diari di nonno, di nonna e di nonno, che quelli erano più carismatici, le persone che mi hanno insegnato di più. Poi Che bello. dopo metto Baba e poi tutti i corsi che io ho fatto di tutto, ti dico, compreso il massaggio indiano e la E Carla, e quindi appunto tornando al discorso di Raffaele, lui dice cosa leggi, Carla? Cos'è che ti... Guarda, guarda cosa leggo. Io intanto leggo tantissimo, perché ho sempre letto, perché nella nostra educazione austriaca di mio padre, della mia famiglia, non è che noi potevamo, finiti i compiti, finita la nostra scuola, starcene a casa, giocare, sì, era l'ora del gioco, però poi dopo noi dovevamo sempre avere in mano un libro, ma non un fumetto, un libro. Perciò Che bello. abbiamo incominciato a leggere dalla terza elementare, perché avevamo le biblioteche, noi qui nel Trentino, all'epoca mia, parlo di 70 anni fa, avevamo le biblioteche, abbiamo iniziato con le favole. Con le favole, naturalmente, le favole di bambini, la Fontaine, eccetera, eccetera. Siamo andati avanti e poi, mano a mano che il tempo passava, insomma, in questo momento, per esempio, io sto leggendo tantissimo, sto rileggendo, perché dopo Baba, adesso mi riprendo, dopo Baba, io sono fanatica di Jung. Jung. E poi ti dico subito, Hermann Hesse, per esempio, un altro che per me è quel no premio Nobel della letteratura del 46, e poi, scusa, volevi dire qualcosa? No, volevo dire, quindi tutte queste letture nutrono la tua anima, sono queste appunto che tu consigli anche alle persone che ci ascoltano a casa, Carla? Poi anche naturalmente il più grande psicologo che abbiamo avuto in Italia, Caro Tenuto, per esempio, che è morto nel 2005, ecco, quello è grandissimo. E dopo mi piace di letteratura, mi piace moltissimo la letteratura russa, poi anche qualcosa di più leggero, insomma, mano a mano, dai, andiamo avanti così. Comunque io leggo moltissimo e dirò che la mia cultura me la son fatta quasi da sola, sai? Perché Che così una volta a televisione c'era un grande che non mi ricordo chi era, non so se era un filosofo, un grandissimo intellettuale, che disse: me lo ricordo perché c'era ancora la TV in bianco e nero. Diceva: sapete
le scuole più importanti nella vita di un individuo, qualsiasi professione faccia, in qualsiasi posto di prestigio lui abbia trovato, le cinque elementari sono le più importanti perché poi dopo una persona può istruirsi da solo, se ha la voglia, la capacità, l'intelligenza e soprattutto la ricerca, perché bisogna sempre essere curiosi, sapere sempre di più perché non si sa mai abbastanza, sai? C'è sempre qualcosa da imparare nella vita, da tutti, dal più piccolo al più grande pensatore, e dopo si prende anche nelle tecniche che mi chiedevi prima del ragazzo lì. E in tutte queste tecniche che io ho voluto provare, Reiki, eccetera, e tutte quelle che ci sono in circolazione, non è che io posso criticare, ho colto quello che andava bene per me, sempre però attenendomi al zoccolo duro di Baba Bedi, capisci? E i miei carismatici avi che mi hanno insegnato, penso. Che mi hanno insegnato la Tutto. partenza, quella, Tu insomma, no? ci incanti, Carla, tu ci incanti quando parli, davvero. Tra l'altro abbiamo Guido che dice Hermann Hesse, meraviglioso. Credo di aver letto tutto dagli anni 60. Poi c'è Fabrizio Brugnoli, grazie Guido. Fabrizio Brugnoli che ha fatto tanti commenti e dice le persone arriveranno dove il cuore le porterà e per loro sarà più bello che ci sia. E poi c'è ancora un altro commento di Fabrizio. Le persone vere non hanno tanti amici, questo è il mio pensiero. Quindi si collega a quello che avevi detto tu, Carla. Andiamo avanti con le domande dei nostri ascoltatori. E, come dice Luisa, questa è una domanda un po' birichina, Carla. Luisa da Castiglioncello dice: come si fa a sapere se sei vera o sei una bufala? Veggente, guru, e chi più ne ha più ne metta. Prima che tu parli, Carla, parlo io. Carissima, oh, è andata via Carla. Carla è andata via. Comunque, carissima Lisa da Castiglioncello, ti posso assicurare che Carla è una persona vera, è una persona di grande cuore, di grande generosità e di grande amore. Quindi stai pur tranquilla che non è assolutamente una bufala. Abbiamo perso la nostra Carla, intanto che Carla si ricollega, volevo parlare brevemente di questa esperienza, di questo libro. Che, come diceva Carla, sarà appunto è in ristampa. È un libro molto interessante. Adesso naturalmente non lo trovate perché è andato esaurito in poco tempo, ma parla ampiamente. Questo dice: un lungo viaggio attraverso il marasma dei sentimenti, una lotta per districarsi nella selva delle emozioni, per poterle controllare e descrivere, un viaggio per ritrovare l'equilibrio e per capire che è bellissimo poterlo perdere. Quindi Carla prende per mano le persone, parla appunto Corinna, appunto, che parla della sua mamma, e alla fine dirà una frase che mi ha colpito molto: dice, io ho scritto questo libro un po' per conoscere meglio mia madre, ma di fatto non riesco ancora a ben definirla perché è un personaggio di grande levatura morale, spirituale, e vi assicuro che nei momenti di sconforto, parlare con Carla, anche soltanto così, una chiacchierata, e veramente ti rinfresca l'anima, ti dà la forza proprio di affrontare anche la vita in maniera molto diversa. È una persona di grande sensibilità, difficile da trovare in questo momento della vita. Adesso vediamo la nostra Carla, se riusciamo a riavere il contatto, perché so che aveva dei problemi con il telefono e con il computer. E intanto che aspettiamo che Carla arrivi, volevo parlare brevemente ancora di questa puntata di oggi. Noi, ricordo, siamo sul mio canale ufficiale YouTube. Io vi invito ad iscrivervi. Quindi ringrazio ancora una volta Michele Nucci, il regista della mia trasmissione, e Ritoccando, che permettono tutto questo. E parleremo dei colori, perché Carla, noi ci siamo viste naturalmente in backstage, ogni settimana vuole parlare di un argomento differente, i colori, l'importanza che hanno i colori nella nostra vita. Carissima Carla, ti avevamo perso! Grazie.
Mi avevo persa, non so come mai questi scherzi, guarda, sarà qualcuno che da lassù. Comunque mi ricordo la domanda, cosa mi dicevi, come Ecco mai? Carla, volevo chiedere, Lisa la Castiglioncello dice, come si fa a sapere se sei vera oppure sei una bufala, deggente, guru, chi più ne ha più ne metta? Io ho già risposto, adesso devi rispondere tu, Carla. Ah, ecco, va bene. Domanda un po' difficile perché potrebbe essere estremamente semplice, ma nello stesso tempo. Ma sai, dunque, io risponderei in questo modo. Senti, anni fa, molti anni fa, io, in coda ad una trasmissione del Maurizio Costanzo, vidi una signora che parlava. E mi affascinò, non sapevo chi era e non sapevo nemmeno di che cosa parlava, però sai cosa feci? Al mattino telefonai in redazione, chiesi chi era la signora, mi dettero i suoi dati, i suoi indirizzi, anche il numero di telefono, ed io le telefonai e gli dissi: signora, io la voglio conoscere, perché? Perché? Dico, l'ho sentito due parole da lei e mi hanno colpito e io la devo conoscere. E questa signora era la Alda Merini, che poi siamo diventate, non posso dire amiche perché direi una bugia perché non l'ho vista abbastanza, però siamo diventate delle buonissime conoscenze, l'ho vista tante volte, ci siamo parlati. Allora a questo punto io dico, io avevo il desiderio e la necessità di incontrare questa persona. Allora io vorrei dire a questa carissima nostra Lisa, ascoltatrice Lisa. che quando si vuole conoscere una persona sarebbe troppo facile perché dovrei rispondere o sì o no, no, non si risponderebbe mai. È un problema tuo, mia cara, se tu veramente vuoi conoscere qualcuno. Basta che lo cerchi, che lo trovi, li parli ed ecco che subito hai risolto la situazione, hai risolto il tuo problema, diventa un problema tuo, non è un problema mio quello di risponderti diversamente. E poi, altra cosa importante, dico che avresti dovuto questa domanda farla alla professoressa Pedacci, che persone lei, non credere mica. Che la dottoressa Pedacci nel suo studio, nel suo salotto, non controlli chi lo frequenta? No, Certo. sai, allora non lo Infatti, conosci. Allora infatti. ti consiglio, prima conosci la professoressa Pedacci, fatti dire da lei, perché sai, non è da me dirti se valgo o non valgo, chi sono o non sono. Bene, sono stata esaustiva. Sei straordinariamente vera, Carla. Grazie, Carla. Tra l'altro abbiamo Guido Villa, chiedo al mio regista, per favore. Ecco, poi per contattare Carla potete inviare una mail a corinne.baroni@gmail.com. E tra l'altro abbiamo Guido Villa, chiedo al mio regista, che ha detto il libro è molto interessante, lo lessi la prima volta che venne Carla in salotto con Corinne, il nostro carissimo Guido Villa. Emozionante sentire di Alda Merini, anche a me piaceva tanto Alda Merini. Brava Carla, ottima risposta sull'impertinente, ma no, dai, amabilmente Guido. Allora, andiamo avanti con la nostra domanda. Poi Rosa dalla Val di Fiemme dice: puoi spiegare meglio questo amore materno che tu dai a Palate? Questo mi piace, è proprio tipica trentina, le palate, le palate. Guarda, l'amore materno è una cosa estremamente importante, è proprio il motore della mia esistere, il motore di quello che faccio, perché è semplice da spiegare e adesso dopo che mi sono analizzata durante la vita, eccetera. Io sono nata e sono una persona che prima ancora di nascere, io non dovevo nascere, non ero desiderata. Non ero desiderata perché in quel periodo, tempo di guerra e cose di questo genere, una terza bocca da sfamare, eccetera, eccetera, fu facilitata un pochino da questo perché mia madre
e nella sua bontà, questa cosa me la faceva pesare, cioè me lo diceva, non dico quotidianamente, ma di tanto in tanto. Mi raccontò la storia che lei non voleva che io, questa terza gravidanza, insomma. E questo a me è stato l'inizio di tutto i miei inferni che ho passato dopo. Nonostante che ho capito che l'inizio era da lì che partiva da questo. Ed ecco perché, avendo passato per questa cosa di tutto e di più, i malesseri, ho potuto e posso aiutare chi ha problematiche psicologiche, non tutti per il motivo che avevo io, ma comunque conosco, capisci? Conosco il Certo. baratro dove si può cadere in certe situazioni. E allora io, questo amore che io non ho mai avuto, non ho ancora perdonato mia madre, però ho cercato di capirla. Perché ho detto, beh, era in un tempo di guerra, un tempo difficile, forse così, forse colà, però sai che quando ne parlo ancora mi trema la voce? Me lo No. credi? Io Sono ci credo, passati. Carla, Sono ci credo moltissimo, certo. questo dare questa cosa agli altri mi ha riempito anche il mio vuoto. Certo che lascia una cicatrice che poi. Sì, non è che guarisci, lascia una cicatrice che poi si trasforma in malinconia, che è la sensazione che io mi sono sempre portata dietro, che non è tristezza, non è nostalgia, ma è quella dolce malinconia che ti porti dietro, che in fondo ti fa compagnia e poi diventa un'amica, ti sostiene. Non so se riesco a farmi capire, ma tu, No, Francesca, perfettamente, perfettamente. ecco, allora. Carla, e adesso voglio farti una domanda, una mia curiosità, tornando sempre al discorso un po' della sofferenza. La sofferenza aiuta nel senso, tu hai sofferto molto, no, per questa situazione, però le persone che vengono da te così affrante, sofferenti, che cadono nel baratro, dopo risollevarsi, escono più forti, come si fa? Certamente devono avere una consapevolezza incredibile. Poi Certo. una certa fragilità può rimanere anche sempre, e poi non sempre è detto che si è capaci di, perché capisci, è una cosa che è estremamente complicata e difficile, magari si continua, si ricade, e allora io dico sempre: attenzione, se fai tre passi avanti, vedrai che indietro ne farai uno, non ti preoccupare, andiamo avanti, perché poi continua anche la mia presenza, non è che viene a mancare, capito? Continua finché poi si esaurisce il rapporto, perché va bene la persona, poi si esaurisce, basta, non è che ci vediamo più. Quindi è Ma libero poi la persona poi di camminare con le sue gambe quando, diciamo, è guarito. esatto. Se non Ecco. la sento più, la persona evidentemente cammina con le sue gambe, perché io quello che faccio è sempre un vuoto a perdere. Non è mai che dico, beh, se sta bene, questo qui me lo verrà dire. No, infatti me l'hanno detto in faccia una volta un signore, dico: come stai che è un anno che non ti vedo? Se non ti ho detto niente vuol dire che sto bene. Ah sì, ho capito, dico, lo so che è così, che la devo Però prendere. almeno dirlo, insomma, non sarebbe male. Vabbè, ognuno come. Però io lo faccio volentieri, lo rifarei sempre, se ne avesse bisogno ancora, glielo ho detto ancora, io ci sono sempre. Che non è un problema mio quello lì. Se uno ha riconosciuto che è un problema suo, non è un problema mio. Io ho fatto ciò che volevo fare, poi il resto sono problemi degli altri, hai capito? A me non deve interessare se Certo. sono. Carla, ti chiedo di stare un pochino vicino al telefono, se no ogni tanto la voce va e viene, per favore. Ecco, abbiamo l'ultima domanda, Carla, e poi iniziamo appunto la seconda parte della nostra trasmissione parlando dei colori, così ci puoi dare qualche indicazione. L'ultima domanda è Michele da Dolo, provincia di Venezia. Qual è il tuo stato emotivo MAD che hai nella tua giornata quotidiana? È quello che ho detto prima, la malinconia. La malinconia è il mio status, anche se io posso essere felice, brillante, essere
in una festa, in qualsiasi situazione, ma la malinconia io ce l'ho sempre, È una tua fedele capisci? amica, fedele compagna di viaggio. Non esiste un momento che io non ho la malinconia. Quello è il mio status, diciamo, anche se io rido, scherzo, anzi sono Ma molto. la malinconia, Carla, ti dà una mano, ti aiuta, oppure molte volte può essere controproducente a tuo avviso? Guarda, è una cicatrice quella lì che bisogna che mi tengo, me la devo tenere e di conseguenza li voglio bene. Certo, Non fedele posso compagno. trasformarla, ma comunque. Attraverso di quella, volendo bene a questa cicatrice mia, penso di riflesso di voler bene anche a mia mamma, forse. Ecco. Certo, sicuramente, carissima Carla. Carla, adesso noi entriamo nella seconda parte. Prima di parlare dei colori, voglio leggerti voglio leggerti Dunque, la tua diagnosi psichica di una persona che chiameremo Ingrid, naturalmente di fantasia, che tu Ecco, stai seguendo. scusami Francesca, perdonami, perché vedi, noi siamo in diretta, non è che ci raccontiamo le cose prima di venire in linea. Di conseguenza, volevo dirti che questa diagnosi psichica, io tante volte, insomma, dico, la dirò volta per volta, perché non posso dire tutto in una puntata, in un incontro. L'ho fatta questa dopo 2 volte che io vedevo la persona, perché capì più o meno di cosa si trattava, ma siccome adesso questa persona che io sto iniziando la terapia di colori, ecco che ho portato la mia diagnosi psichica su questa persona e poi inizieremo la terapia del colore e mano a mano la cureremo assieme. Vi racconterò i suoi progressi, come cosa faremo. Cosa non faremo, capisci? In modo Perfetto, che. seguiremo anche noi questa signora che chiameremo Ingrid. Adesso, naturalmente è un nome di fantasia. Io adesso la leggo e poi dopo vorrei che parlassi della terapia dei colori, Carla. Non ho mai conosciuto la mia bellezza. Credevo il mio corpo senza splendore. Se avessi potuto danzare nuda, guardandomi nel fiume, ora saprei. Ma non c'erano fiumi sulla mia strada e la sciacquatura dei piatti non riflette nessuna immagine. Ecco, volevo Ecco, un tuo pensiero, Carla, ti lascio la parola. un mio pensiero, questa è la Ingrid, praticamente devo un attimino raccontare chi è Ingrid, perché noi la chiameremo Ingrid, mi sbaglio sempre con quel nome, di Dio Bono. Dunque, questa persona, un mese e mezzo fa circa venne da me, accompagnata dalla madre, 57 anni, mi pare che te l'ho anche scritto, no? 54. Ah, 54, ecco, non Sì. ricordavo 57, credevo. E dunque, con dei problemi. Casalinga. Prego? È Non ho capito. casalinga. 54 anni, casalinga. Esatto, casalinga, esatto. E dunque, questa signora sposata con figli, ad un certo momento della sua vita, 2 o 3 anni fa, ecco perché ho detto quell'età lì, boh, che cadde in una grandissima apatia, non solo una grande aggressività verso i familiari, un autolesionismo verso di lei, è stata curata, portata nelle cliniche perché questa persona non è neanche italiana. E è stata portata in vari centri psichici, cura del sonno, psicofarmaci, di tutto e di più, però non, insomma, è arrivata, va bene? È arrivata. Parlava pochissimo, allora cosa, sai, ti dico sempre che devo cercare dove devo entrare con queste persone, dove devo entrare. E naturalmente il primo incontro fu di dialogo, più o meno fra lei e la madre, che qualcosa mi diceva lei e qualcosa mi diceva la signora. E tentai di fare la respirazione perché era un po' difficile
non si sapeva cosa fare, farli fare un attimo la respirazione, parlammo per un'ora e poi se ne andarono. Tornarono la settimana dopo e là come iniziare, come dissi la parola, beh, potremmo iniziare a vedere, fare un'attivazione ai colori. Lei si illuminò con la parola colori, si rinvigorì un attimo, dico, vuoi vedere che questa è la via giusta? Allora iniziai questa attivazione ai colori e dal risultato, perché io devo essere breve a raccontartela, Francesca, non posso. Praticamente, il primo colore che lei disse, l'attivazione viene fatta così, mano nella mano, la persona chiude gli occhi, i colori che vede attraverso le palpebre, me li dice, mano a mano io li scrivo, poi li interpreto quando, dopo un quarto d'ora, non di più, finisce. Può darsi che non veda niente, eh? Può darsi che veda un colore solo, può darsi che ne veda cinque, può darsi che bisogna vedere. E queste sono cinque, dura cinque sedute. Per cinque volte dobbiamo fare questo. Allora, la prima seduta, lei ha visto il nero inizialmente, e poi il rosso. Allora il nero è il buio totale, l'incapacità totale del nostro corpo che proprio non ha più nessuna voglia di reagire in nessun modo. Però vicino a questo nero lei vide il rosso. Il rosso però era sovrastato da questa non voglia di esistere, questo nero, perché il rosso è energia, è vita, è voglia di vivere, di spaccare, di amare, insomma, il massimo dell'energia. E questa era tutta soffocata da questa situazione. Di conseguenza, cos'è che bisogna fare in quei casi lì? In quei casi lì, quando l'energia poi è troppa e dopo si mangia la coda, perché quando un'energia nel nostro corpo è troppa e non è tu ne consumi tanta energia col tuo lavoro, Francesca, ma se uno non si libera di questa energia lavorando o facendo quello che insomma agendo come deve agire una persona, no? È come dicevo, mangiarsi la coda, guai, è una cosa terribile. Perché ti toglie le forze, sembra una cosa incredibile, no? L'eccesso energetico ti toglie tutto, ti toglie l'energia, ti toglie l'energia dei reni. Devi sapere che tutta la nostra energia, noi nasciamo con una batteria, l'eredità questa che ti danno i nostri genitori, le batterie che sono i reni, che sono la nostra carica energetica per tutta la nostra vita. E di conseguenza è dai reni che parte tutta l'energia nella nostra vita che aiuta e che fa guai. Se manca quella, non può succedere veramente di tutto. Perché? Perché devi sapere che l'ultima fiammella che si spegne nella nostra vita sono i reni. È L'ultima vero. fiammella sono quelli. È E di vero. conseguenza, allora. Io dico, no, sta qua, sta signora, bisogna che io la tratti prima, devo trattarla ai reni. Allora, ecco che allora mi aggancio alla terapia vibrazionale. Hai capito come cerco di mescolare le cose? Allora dico, qua, boom, questa qui è tutta, diciamo, annodata su se stessa, qua non ne veniamo fuori. Allora cerchiamo di mettere mano ai reni qua, perché allora con dei io ho una poltrona letto, sai, un lettino invece che un lettino medico, e allora si fanno delle applicazioni di terapia vibrazionale, gli antipranoterapeuti la fanno, io metto insieme l'uno all'altro sui reni e poi sulle caviglie, perché le caviglie e i reni sono proprio le posizioni dove si deve toccare quando che una persona energeticamente è proprio ritorta su se stessa, sia proprio, non è che non hai, è proprio bisogna è come dover mettere ordine a una situazione che è ingarbugliata. Allora bisogna primo
sistemare i vini. Secondo, disintossicare il fegato, anche Esatto. sempre con la terapia vibrazionale, anche quello ci bisogna togliere tutte le tossine perché, sai, il sistema immunitario va, volevo dire una parolaccia, va a farsi benedire. Certo. E poi in intossicazione farmaci, farmaci, farmaci. Una cosa c'è da dire, io nella mia vita non ho mai, e questo voglio dirlo, non ho mai toccato i farmaci delle persone che naturalmente mi portano sempre le diagnosi, paginoni, tutte le medicine che pigliano, eccetera, eccetera, cose che fanno. Io non tocco mai assolutamente le medicine, perché intanto io prima, come vedo una persona, voglio che mi faccia, che mi dica cosa prende e cosa fa. E non mai dire no, faccio io, credere di essere capaci di gestire e di mettere a posto qualsiasi cosa, perché questa non è, bisogna che perché oltretutto non puoi andare contro la medicina allopatica, perché poi aiuta tantissimo. Perché sai, non c'è che il tempo che ci vuole per quella cosa lì. Perché anche un'altra cosa volevo dirti, Francesca, Certo, bisogna che sappiamo. interessantissimo Carla, molto interessante. Sappiamo che nessuno cura nessuno, È è vero. soltanto mettere in condizioni il corpo umano di aiutarsi da solo. Io non Certo. parlo, Francesca, se uno dà i calcoli al fegato o uno ha una malattia, non so se mi spiego, che Chiarissima. deve fare un'operazione, per l'amor di Dio. Non parlo di un'infezione, Certo. perché come diceva Baba, attenzione, non credetevi illuminati di poter far tutto. Se c'è un'infezione, mandateli subito dal suo medico di famiglia. Questo che sia chiaro. Ma c'è, tu sei una Ecco. professionista, no, ma tu sei una professionista del mestiere, Carla, non sei mica una ciarlatana, quindi questo è ovvio, questa cosa veramente, cioè questo mi sembra talmente logico che veramente, quindi non ci starei neanche a dirlo, perché insomma, volevo soltanto, si dice Marta dice, si può fare la visita anche via Zoom? Grazie, dice Marta. Bah, guarda, io francamente non l'ho mai fatta, non ho mai fatto, perché vedi, io devo conoscere prima le persone e poi io adotto anche la terapia a distanza. Capisci? Ecco, Certo. Quindi diciamo, quindi magari diciamo a Marta di mandare una mail e poi Carla vedrà, insomma. Marta, manda una mail, ecco, a corinne.baroni@gmail.com e poi nel caso ci sarà in contatto, provvederà Corinna a metterti in contatto con Carla. perché se E io non volevo conosco. leggere, dimmi Carla, scusami. Ma no, dimmi te, Bella. Volevo leggere i messaggi, arrivano tanti messaggi, chiedo al mio regista, sia di Agnes, tanti messaggi che volevo. Deborah dice, i colori, terapia eccezionale, io ho tutto arancione in camera, dice Deborah, Colombina. Il colore Bene. arancione. Poi Agnes dice, buonasera, belle signore, anche stasera è una puntata interessante, grazie carissima, grazie a te Agnes. E ancora dice Agnes, signora Carla, ha grande onestà intellettuale, è vero Agnes, non è a caso, è nel mio salotto. Laura Betta dice, Carla, sei sempre nel mio cuore, ti lovo. Non sono tu Laura, siamo in tante, sai, ad amare tantissimo Carla. Carla, terapia di colori, torniamo. Questo colore arancione che diceva prima Guarda, l'ascoltatrice prima. il colore arancione è un bellissimo colore perché c'è l'arancione, è rosso e giallo, no? Se noi nel rosso mettiamo un po' di giallo, abbiamo l'arancione. Di conseguenza è una grande energia e unita anche, non aggressiva, un'energia tribale, ma è un'energia giusta, con la sua giusta sensibilità e la giusta energia. Perciò io direi che se una persona è arancio, diciamo di tipo arancio, è molto equilibrata. È molto equilibrata perché, appunto, avendo questa grande energia, però assieme a questa sensibilità,
ha questa capacità, la voglia di aiutare gli altri, dare anche agli altri, dato che lei ha questo fervore, questo, hai capito? E direi che è una bella cosa. Grazie cara, tra l'altro abbiamo ancora ecco, Deborah Colombina dice condivido, gli occhi, l'odore, le vibrazioni si percepiscono di persona, non via online, però hai ragione Deborah, però comunque se Marta vuole comunque contattare Carla per parlare, può tranquillamente mandare una mail a corinne.baroni. @gmail.com, Corinne provvederà a inviare tutto a Carla di modo che possono stare in contatto. Voglio fare una domanda, una mia curiosità, Carla. Tu per la terapia dei colori, no? Quando vedi una persona, in base, adesso in maniera molto semplice lo dico, tu consigli a questa persona il colore da indossare, il colore da vivere Sì, per farla stare meglio? anche quello, perché una persona, per esempio, una persona dal bicchiere mezzo vuoto, per dirlo così semplice, semplice, senza tirar fuori sempre la depressione, l'angoscia, eccetera, eccetera. La persona dal bicchiere sempre mezzo vuoto sarà sempre vestita di nero. Sarà sempre vestita di nero. E certo che io dopo ad un certo punto invito proprio a cambiare la tipologia di colori, di vestiti, delle pareti, di tutto dove vive. Per esempio, questa signora o signorina che ti ha telefonato, che mi dice che la sostanza è arancio, è bello, bellissimo perché tutto si illumina, capisci? Beh, immagini uno che dorme in una camera nera, per modo di dire, dico, eh. Mamma mia, è vero. No, è vero, è vero. Una terribile, che io sono andata in una casa una volta terribile, che era tutto rosso invece di pink, tutto rosso, tutto, compresi i sanitari, compreso tutto rosso, dico, ma qua che ansia, qua c'è Mamma. qualcosa che non va. E infatti c'era veramente qualcosa di grosso che non andava. Ma comunque, certo che in base ai nostri colori. Poi i capelli sono molto significativi per le persone, hanno un significato estremamente importante, perché si fermano anche quando si fa la terapia vibrazionale o pranoterapia o Reiki. Io no, io ho il diploma di Reiki, ma io non l'ho mai Non fa. Per usato. Ma non perché lo critico, perché non andava per me, te, perché certo. attorno al mio baba diceva: tutto, da tutti si può imparare, ma prendete solo quello che sentite che fa parte di voi e non prendete quello che non fa parte di voi, anche se io non dovete prendere tutto nemmeno da me, se ci sono delle cose che non vanno bene. Era una persona estremamente aperta ad ogni, perché dice: sto imparando ancora anch'io da voi e di conseguenza andare a avere. Ma adesso ho perso il filo, Bella, lo devi No, dirmi qualcosa. adesso Carla, quello che stavi dicendo, ci sono tantissimi commenti qui, chiedo al mio regista di rimetterli in ordine perché volevo commentare con Carla, perché appunto tu parlavi dei colori, dell'importanza del colore, quindi una persona, l'importanza proprio di vivere il colore. Nicoletta dice arancione è il colore dell'energia, del chakra, del plesso solare, vero Carla? Sì, fra il verde, no, fra il giallo, fra il giallo e l'arancione, poi sai, lì ci sono le arancioni, bisogna stare attenta, perché naturalmente ogni colore corrisponde ad un chakra, ad un nostro chakra Certo. naturalmente, no? E poi Sì. ci sono i colori sfumati, perché poi ci sono, nei chakra ci sono questi sette colori, però poi dopo ci sono altri colori, perché per esempio il marrone non esiste, ma lo devi comporre tu, lo deve comporre il professionista, colui che, perché naturalmente è come in una tavolozza di colori, che ci sono i colori simbolo, però poi dopo, se tu vuoi espanderli in tante gradazioni, li devi anche mescolare, e allora il significato cambia, capisci? Di conseguenza bisogna stare attenti anche alle sfumature. Per esempio, è stato bello quello lì che ha detto rosso e giallo, perché già, anche se non diceva nessun altro colore, ti dava già un
una cartina tornasole, del tuo temperamento in questo momento, perché magari domani si arrabbia come per qualche cosa e capita in quel momento e praticamente il colore diventerà diverso, no? E mano a mano, ecco questo che poi riprenderemo in seguito. Mano a mano io la vedo settimanalmente questa persona e vediamo come cambiano i colori. E mano a mano, se lei verrà a star meglio, intanto gli metterò a posto l'energia renale, no? E poi Certo. vediamo come vanno le cose. Volevo darti un consiglio a te, Francesca, siccome Certo. so che tu lavori tanto, 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 penso che ti farai qualche massaggio ogni tanto, Sì. rinfrancando, qualche cosa hai bisogno, per forza. Che peccato che siamo lontane, Oh, perché cavolo, altrimenti cavolo. sono Sì. io la tua massaggiatrice. Ah, che Allora, peccato. io ti dico una cosa, tu fatti i tuoi massaggi, quello che devi fare, non farti mettere troppo le mani qui nella schiena bassa, fra la chiappa e la schiena, qua dietro, gli Sì. lombi chiamiamoli, sì, che passino via, e basta, perché lì sì, bisogna fare il massaggio, però vedi, il massaggiatore dovrebbe sapere anche questa faccenda dei chakra, dei colori, dovrebbe avere una cultura molto profonda dentro, sapere quando passa col massaggio, cosa deve, dove deve fare più leggero, dove andare un po' più pesante, deve sentire il caldo, deve sentire i vuoti, deve sentire i pieni, hai capito? È una cosa molto delicata quella lì. Infatti io ho imparato il massaggio indiano, che è sempre insegnato da Baba, che dura per un'ora, e dalla punta del pollice del piede fino ai capelli. E è una cosa che si può fare solo una volta al mese, non di più, perché Non di poi più. no, lo fai, devi farlo con quel sentimento che conosci, che non continuo a nominare, se no sembri un'esaltata. No, no, Ecco. no, capito. Grazie. Questo è molto giusto quello che dici, Carla. Ne faccio tesoro, guarda, grazie. Ne faccio tesoro. Il massaggio non deve mai lasciare una macchia, anche se è forte, sul corpo, mai, perché il massaggio bisogna farlo col cervello e le mani devono seguire il cervello e l'anima. E vai profonda, perché vai profonda, ma però senza lasciare nessun segno sulla pelle. Non che devi con la mano morta, no, proprio ci deve essere l'energia, ma solo l'energia, capisci? Non. Perché sai, è facile dire faccio il massaggio, ma è una cosa che è estremamente delicata. Ti può star Interessantissimo, bene? davvero. Interessantissimo, Carla, grazie, grazie di cuore, ne faccio tesoro. Dall'altro, Deborah dice: quando incontro una persona nuova e l'abbraccio, se ha qualche problema, mi sembra di avvertirlo e scarico rilassando le mani. È una mia mania o serve in qualche modo? Chiede Deborah. Serve tantissimo, soprattutto se questa persona abbraccia una persona e sente questo bisogno di scaricare qualcosa dalle mani, vuol dire che la persona non era estremamente positiva, perché noi quando mettiamo le mani alle persone, l'unica cosa che dobbiamo fare è proprio tirarci le maniche e dobbiamo risciacquare proprio così le braccia, rilasciarle, e proprio la prima cosa è lasciarti volare l'acqua sulle mani, capisci? Perché quando si è finita la giornata, poi fai una bella doccia fresca per tutto il corpo, è l'unica cosa per caricare. Chi sente una cosa del genere, una pesantezza alle mani, abbracciando una tal persona, vuol dire che sente una certa negatività, fa bene, si sciacqui le mani e parte tutto, e tutto va via, la sensazione. Grazie, qui tutti i nostri amici stanno scrivendo, guarda, seguirli tutti, hanno preso coraggio, vedi, adesso fanno le domande. Posso chiedere al mio regista la frase di prima, per favore?
Ecco, Anna Rosa dice: buonasera, attraverso i colori conosci te stesso, ogni organo ha il suo colore, brava, va sulla parte riproduzione, utero, eccetera, brava, sotto la pelle c'è un mondo, è vero, è proprio vero. Anna Rosa aggiunge: faccio MTC da 33 anni. Dice Rosa. E Nicoletta aggiunge per la terapia cromatica in camera da letto solo colori che calmano, cioè il verde o il celeste. Deborah Sì. dice ancora: esatto, faccio così, spero facendolo di togliere la negatività per quanto riguarda le mani. Qui stanno mandando messaggi, più non posso seguirli tutti, Carla. Tiziana dice: cosa si può studiare online? Cos'è che si può studiare online? Dice Tiziana. Ma guarda, sai, anche online, io sai. In questo caso, siccome io ho sempre avuto bisogno del contatto prima, visivo perlomeno, ma forse perché ho sempre fatto conferenze, ho sempre avuto, potuto vedere in viso, creare quell'energia proprio vitale quando c'è il gruppo che tieni stretto e che puoi gestirlo e puoi fargli capire tante cose. E, insomma, che sono attratti da queste cose, che vogliono imparare, eccetera. Io online è la prima volta, Francesca, perché ho conosciuto te, Sono perché stata sento. io, tra l'altro, carissimi amici a casa. Adesso chi si loda si imbroda, ma lo devo dire. È stata una fatica perché con Carla dicevo: Carla, vieni. Ma no, ma Francesca no. Alla fine ho detto: Carla, ti prego, fallo nel nome della nostra amicizia. E alla fine l'ho convinta con Corinne. Ma è stata una fatica perché lei non è una persona che ama mettersi in mostra, ma secondo me può far solo del bene perché vedi quante persone chiedono. E quindi io ho detto: Carla, ti prego. E quindi abbiamo pensato, d'accordo con Corinne, ho il terzo lunedì del mese, ogni lunedì, Carla appunto parlerà di un argomento e fa star bene tante persone. Tra l'altro, Anna Rosa dice: si può studiare, ma ogni persona è a sé, la pratica ci vuole. Cosa dici tu? Ci vuole, perché sai, appunto, è come l'astrologia, sai, adesso magari pensi che entro in un altro campo, ma non è così. Ogni persona può essere nata alla stessa ora, può essere, ma comunque, se tu sai leggere, eccetera, eccetera, siamo tutti diversi, siamo tutti uno, siamo dei mondi e abbiamo dentro. Pensa che i nostri organi interni hanno una gerarchia, che quando arriveremo lì c'è una gerarchia degli organi, che è una cosa pazzesca come gli organi si aiutano uno con l'altro quando non siamo bene. Ed ecco perché e tutta questa energia la buttano sui reni, i reni aiutano più di tutto. E quelli è proprio una cosa da, insomma, sono le nostre batterie genetiche, insomma, c'è poco da fare. E quando proprio la stanchezza che si vede, soprattutto una persona quando è molto stanca, si vede tanto dalle occhiaie. Le occhiaie molto profonde quando si è stanchi, no? Perché si è lavorato tanto, è lì la carenza che uno può vedere anche nello specchio, che dice: mamma mia, ma io ho bisogno di riposo qui adesso, devo farlo perché il mio corpo me lo chiede, perché bisogna conoscersi. Gestire il proprio corpo, mi capisci? Mi capisci? Perfettamente, Sì. perfettamente. Tra l'altro, Agnes dice: è molto piacevole ascoltare la signora Carla ed è comprensibile per tutti, è vero, Agnes. Maura aggiunge: io ho avuto esperienza negativa con i massaggi, sentivo solo fastidio. Possibile che sia perché le massaggiatrici mi trasmettevano le loro negatività, oppure il problema è mio? No, guarda che il massaggio è una delle cose più delicate da saper fare. È Perché vero, è vero. sì, improvvisano, per improvvisarsi i massaggiatori, tutti si possono improvvisare e credono di andare lì, ma non è mica lì, ma è una cosa, hai un mondo sotto e tutti sono diversi, devi ascoltarli intanto che fai il massaggio. E devi parlare, il tuo cervello deve farlo, il tuo cuore lo fa. Il massaggio è una cosa che ti sposta, è la cosa che ti sposta di più. Io, per esempio, adesso sto
pochissimi ne faccio perché ne ho fatti tanti e veramente il mio problema è proprio la schiena, per esempio, perché anche la postura, eccetera, eccetera, nonostante che ho sempre avuto tutti i miei riguardi, l'ho sempre avuto il rame sotto i piedi per scaricare tutte le energie, no? Però voglio dire, è la cosa, è un'ora di trasporto quella lì, incredibile, perché lo capisci, perché se una persona la senti soltanto se vai dal parrucchiere, se una persona ti mette le mani, che sono mani che potrebbero fare il massaggiatore o no, quando ti fanno la piega, che ti lavano la testa e ti fanno il massaggio, senti immediatamente o un fastidio oppure stai lì volentieri a fartelo È vero, fare. Hai è capito? vero. Non so se è successo da voi, ma bisogna guardare sempre le piccole cose, anche le cose più semplici, no? È vero, è vero. Io dico alla signora che ti ha telefonato prima, che ti ha, insomma, che è passata lì, di cambiare forse massaggiatore, perché lei è sensibile, ma come tutti, sotto la pelle è quella che ti ha detto che c'è un mondo, ma certo che ci sono altro che un mondo, ogni organo è un mondo, ti puoi immaginare che cosa siamo noi, che razza di È vero. capolavoro siamo noi. È vero, grazie Carla. È quasi, è un'ora è passata, e però prima di, sì, già passata un'ora, però prima di lasciarci, ecco, dice Tiziana, come si fa per scaricare energia elettrostatica col rame ai piedi? Guarda, io anche adesso quando tu verrai a trovarmi, vedrai, Certo. io ho una, diciamo, 30 per 20 centimetri di rame sotto il letto, sotto dove dormo, lo metto sotto praticamente dalla parte del mio cuscino, sotto il letto appoggiato a terra, io metto quello. E poi ti dico una cosa estremamente più semplice per scaricare l'energia che una persona può avere negativa. Guarda che questa è una cosa che ti hanno insegnato. Sai cosa deve fare se questa persona ha delle energie? Si deve attaccarsi al lavandino di cucina o del bagno, lascia scorrere l'acqua e tenersi per 10 minuti, 5, quello che è, con le due mani attaccata al rubinetto, e quello toglie tutta l'energia elettrostatica. È una cosetta semplice, ma che comunque, voglio dire, può funzionare, funziona, e anche quella serve, tutto serve. Anna Rosa dice io uso il sale. Ecco, prima di chiudere la trasmissione, Carla, quindi chiudiamo il cerchio dei colori, volevo che tu ci dessi qualche suggerimento su come possiamo star bene con la terapia del colore. Quindi, non so, vestirci con un determinato colore, adornare il nostro corpo. Dacci un suggerimento Ma a chiusura della vedi, trasmissione. Bella, no, no, vedi, sarebbe troppo semplice, perché allora torniamo al discorso di prima, ogni persona è diversa da un'altra, non Hai è ragione, è che vero. sono, Hai ragione. perché guarda, gli alti e bassi li abbiamo tutti, alle volte Eh sì. siamo, vedi, alle volte non ti succede mai a te di dire, no, oggi mi metto il vestito rosso perché sento che ho bisogno. Bisogna guardare nell'armadio e dire cos'è che metto oggi? No, il nero no, il marrone non mi va. Oggi il giallo, il rosso. Vedi che anche te cambi spesso vestito nei tuoi Sì. concerti, nei tuoi, le tue, insomma, Sì, tuoi teatri. Ecco, trasmissioni. Sì, è vero, è vero. E di conseguenza non è che puoi dire, se no diventa una cosa come quando chiedono, ma io sono del segno dello scorpione, come sono? No, un Hai momento. ragione, sì, ho detto una, è vero, ho fatto una domanda molto stupida, ti chiedo scusa, Carla, No, vero? no, 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 non hai è una domanda ragione. stupida, ma però No. ogni persona ha il suo Certo, ha la sua colore. personalità, il suo colore, certo. In Poi generale, cambia. ecco, però volevo chiedere, Carla, prima di lasciarci, il prossimo appuntamento con la nostra Carla sarà lunedì 20 marzo. Posso chiederti, già l'argomento, così anche i nostri amici a casa sono molto curiosi di sapere. Guarda, intanto ti dico una cosa, proseguiremo con la cura di
Ingrid, Sì, che vogliamo sapere, sì. però proseguiamo con questa, no? Vediamo come va, come funziona, perché è un caso che voglio proprio far online. Si dice online? Ho detto Online, bene? sì. Online, ho detto bene, ecco, e vediamo. E poi, sai che mi piace improvvisare? Ah, bene, quindi una sorpresa. Improvvisiamo, dai. Improvvisiamo. Tra l'altro Betty dice quando sarà il prossimo incontro con la signora Carla? Betty, sarà lunedì 20 marzo, perché per il momento Carla ogni terzo lunedì del mese lei appunto è ospite nel mio salotto. Io mi auguro più avanti che possa venire più spesso, però Carla, come sapete, è molto impegnata, quindi già è un regalo che ci fa naturalmente a tutti noi di Musica in Allegria. Carla, è stato veramente piacevolissimo stare con te, averti ospite nel mio salotto e tutti gli amici a casa sono numerosissimi, mandavano tanti messaggi, era veramente difficile leggerli tutti. Io invito tutti gli amici che appunto vogliono risentire la trasmissione sul mio canale ufficiale YouTube, possono sul nome MQ e Radio Nebbia, possono naturalmente riascoltarlo e se avete delle domande, delle richieste particolari, potete mandarle, inviarle alla mail che era in sovraimpressione, chiedo al mio regista la mail per favore precedente di Corinne e Corinne provvederà appunto ad inviare tutto a Carla. Carla naturalmente vi risponderà personalmente. Carissima Carla, io ti Un saluto, grandissimo ti auguro. abbraccio a tutti e dai, faremo qualcosa di interessante al 20 di marzo, ok? Lasciamo tutto così. Mi piace Noi improvvisare. Quando tu sei ospite del mio salotto sono sempre molto interessanti, affascinanti e soprattutto le persone sono incantate perché tutti lì che scrivevano veramente. E io ti ringrazio tantissimo, Carla. Ci vediamo lunedì 20 marzo. Quindi invito tutti gli amici anche per qualunque grande Carla. C'è Giulio anche che dice grande Carla. Tiziana dice bellissima rubrica, amo. Anche grazie, Tiziana. Elisabetta dice il rame sotto il letto o sotto il materasso, dice di No, Elisabetta. sotto il letto, per terra deve appoggiare per terra e sul pavimento, sotto dove dormi. Grazie. Sotto. Guido dice salotto eccellente, grazie Guido, di grande interesse, bravissima Carla, è vero, e tu Grazie. Francesca a farla spiegare. Quindi diciamo che il successo, Mary dice siete due persone fantastiche, grazie Mary, non a caso siamo amiche. Agnes dice grazie per questa serata, grazie a voi. Mary continua a scrivere, grazie per avervi conosciuto. Fiorella dice grazie, ma noi ringraziamo voi e Deborah dice grazie, buona serata. Anna dice buona serata, Emiliano, tutti gli amici collegati. Quindi io vi invito il lunedì 20 marzo con Carla. Cerchiamo anche di convincere, carissimi amici che ci state seguendo, di convincere Carla a venire magari un po' più spesso. Se ci riuscite voi, io non ci sono riuscita. Va bene, carissima Carla, grazie, grazie Un grande abbraccio a te e non vedo l'ora di vederti da farlo proprio fisico questo abbraccio, ok? anch'io. Io tra l'altro Allora. voglio ringraziare Carla perché sta seguendo una mia amica con tanto affetto e la mia amica mi ha parlato proprio l'altro giorno. Io ti ringrazio perché te l'ho affidata e la stai aiutando tanto. Grazie mille Carla, grazie di cuore. Ciao E Carla, buonanotte a tutti. grazie, Buonanotte grazie. a tutti. E ci vediamo il 20 di marzo. Ci vediamo lunedì 20 marzo alle 19:45, sempre in diretta dal mio salotto. Grazie alla mia amica Carla Maestrelli e una buonanotte a tutti. Grazie.